Buongiorno a Sincromie. Tra l'altro, insomma, faccio una brevissima parentesi. Sono molto felice di fare questa chiacchierata perché ricordiamolo, voi siete gli autori, gli artefici della nostra video identity, però una chiacchierata per il nostro giornale ancora non l'avevamo fatta. I tempi sono maturi perché partirei da una grande notizia, quella che avete vinto insieme a Smola Agency, insieme a Indiana, un leone a Cannes per il lavoro fatto per Tordown. La domanda è una, quanto felici siete? È inutile dirti che siamo molto felici, molto più che felici. Primo perché è comunque il leone d'argento e per noi è il primo premio del genere, è chiaramente una soddisfazione. Ma il secondo motivo per cui siamo molto felici è perché questo leone è legato a un progetto molto bello e a mio modo di vedere il fatto di aver potuto collaborare con Indiana, che è una struttura che già conosciamo, ma anche con Small, che devo dirti ci ha reso l'idea di quello che è una cifra creativa davvero importante all'interno dell'evolversi, diciamo, di questo progetto, e questo è il motivo per cui siamo doppiamente felici di questo premio. Che dire su questo leone? È una grande emozione perché è un premio, un riconoscimento importantissimo, è un progetto di grande levatura e quindi siamo super contenti. La sfida stilistica è stata anche molto interessante, ricreare questa sigla, questa rappresentazione tipografica di questo concetto molto molto alto. È stato veramente un percorso arduo all'inizio, e poi insieme ai ragazzi di Small e Indiana siamo riusciti a trovare la quadra e ci siamo veramente divertiti. E poi il leone a Cannes è stata la ciliegina sulla torta. Veniamo adesso al vostro posizionamento, no? Perché insomma si caratterizza per una scelta, soprattutto oltre che per altro, e dopo lo vedremo, per aver deciso di specializzarvi in un verticale che è l'animazione. Ecco, perché e in che modo? La prima risposta a caldo è la più semplice: bisogna fare poco e bisogna farlo bene. Anche se il campo dell'animazione è molto vasto, noi ci occupiamo di motion graphics, cel, 3D e clay animation, 2D animation. E quindi per gestirli al meglio abbiamo deciso di internalizzare delle figure verticali su ogni comparto. Il live action diventa un'altra tecnica aggiuntiva. Noi utilizziamo questa tipologia di produzione anche per, tramite il fotogrammetry, creare degli asset che poi andiamo a immergere in un ambiente 3D. In lavorazioni dove la commistione tra animazione e live action diventa molto molto fitta, insieme a delle CDP abbiamo immaginato delle pipeline molto strette, annodate. Questo perché per lavorare a questi progetti c'è bisogno di un approccio totalmente integrato. Un mercato, il nostro, che si caratterizza per la molteplicità dei soggetti e degli attori. Ecco, qual è il vostro modo di porvi rispetto all'interlocuzione, cioè tra agenzie, broadcaster, brand, centri media? Ecco, come dialogate e con chi? Considerando che noi riteniamo molto molto utile il fatto di poter maneggiare più linguaggi, di base quello che facciamo è sempre più o meno la stessa cosa: cambia l'output, cambia il prodotto, però noi ci definiamo artigiani digitali, ci piace produrre con un determinato approccio. L'agenzia, rispetto ad esempio a un'agenzia interna di un broadcaster, è chiaro che abbiano dei linguaggi un po' differenti, però il fatto di poterli maneggiare, di essere abbastanza fluidi, è qualcosa che ci convince, nel senso che, non so se hai presente, mentre tu stai lavorando, sai che stai facendo quella cosa che ti piace fare, la stai facendo a modo tuo. È chiaro che puoi farlo sui progetti adatti a te. In ogni caso, il risultato finale è, secondo me, soddisfacente quando pensi in qualche maniera di aver messo il tuo sul brief che ti è stato dato, di aver contribuito in qualche maniera ad alzare un attimo l'asticella di quel progetto. Per noi artigianato digitale significa unire vari stili e varie visioni. L'animazione digitale, l'evoluzione tecnologica e l'artigianato tradizionale. Questa tipologia di mix di visioni e di tecniche molto spesso ci permette di andare a produrre qualcosa di diverso, di magari esplorare territori non ancora esplorati, di non ricalcare
dei codici visivi già utilizzati. È quello che ci piace fare, ci piace sporcarci le mani, trovare quel gusto, quel look and feel caldo, reale, che speriamo che ci connoti in maniera positiva. Adesso io approfitto invece per farvi una domanda di scenario. Approfitto nel senso che voi non siete nati a Milano, no? Siete nati a Messina e quindi se vogliamo potete avere uno sguardo inedito su quello che è invece un'industria che resta milanocentrica. Ecco, come la valutate soprattutto in pillole? Cosa direste che potrebbe essere migliorato e cosa invece adorate? Ecco, tra pro e contro, una vostra descrizione. Hai colto esattamente, noi siamo nati a Messina ed orgogliosamente manteniamo Messina, la sede più operativa, diciamo la sala macchine, se così si può dire. È chiaro che il centro della nostra, azione, del nostro lavoro è Milano, però il fatto di avere questo doppio sguardo ci permette forse di avere una visione, diciamo così, un po' più ampia, e quindi effettivamente ci accorgiamo a volte anche un po' per il nostro percorso, perché come tantissime realtà che dalla provincia ovviamente arrivano in Milano per guadagnarsi un posto nel mercato, devi fare un certo percorso, devi fare una certa evoluzione, che è anche utile perché è chiaro che devi evolverti, e per evolverti Milano è comunque una città e un mercato che ti insegna tantissimo. Però è chiaro che abbiamo riscontrato e ancora oggi riscontriamo il fatto che forse nella nostra industria potremmo tutti, le parti in causa, e quindi case di produzione, studi creativi come il nostro, agenzie, insomma tutti gli attori e i player del nostro mercato potrebbero a volte avere un atteggiamento più collaborativo o se vogliamo meno rigido, oppure immaginare qualche stereotipo in meno. Ecco, quello è forse quello che ci restituisce questo sguardo più, questa visione più ampia di cui ti dicevo, forse questo. E potremmo sicuramente aumentare la qualità dei prodotti che tiriamo fuori con qualche pregiudizio in meno, con qualche rigidità in meno, ecco, con una collaborazione maggiore. So che sembra banale dirlo, però credimi che nella nostra storia abbiamo riscontrato più volte che delle cose semplici a volte sembrano diventare molto complicate e non lo sono. Sintetizziamo così, abbiamo i due ritmi, il ritmo bello strong di Milano, dove hai sempre la percezione che tutto sia possibile, è un ritmo molto più cadenzato, più slow, siciliano, che ti permette di ascoltare, come diceva Camilleri, lo scruscio del mare, no? Lo scruscio del mare, magari vedere le cose da angolazioni diverse. E a proposito di fare sistema, raccontateci un po' l'ultima partnership che avete siglato perché va proprio in questa direzione. Questa partnership nasce intanto da un rapporto di amicizia che è veramente di lunga data. Insieme a Digital Machine, che è questo studio digital con cui abbiamo portato avanti questa partnership, vogliamo andare a esplorare delle possibilità di commistione tra digital e animazione, siti immersivi, realtà virtuale, realtà aumentata. Tutte queste tipologie di nuove possibilità si incontrano tra l'incrocio di questi due comparti, il comparto digital e il comparto di animazione. E quindi la nostra missione è questa: creare delle esperienze sempre più immersive e sempre più interessanti.